avanti, abbiamo portato a termine quella che era la volontà di Sergio Parola, che già un po' di anni fa, ancora con Gian Domenico Genta, aveva deciso di donare questa collezione di racchette alla fondazione, ma aveva richiesto giustamente che queste venissero valorizzate e messe qua all'interno del palazzetto. Beh, con tanto lavoro, e voglio anche ringraziare il comune, oggi riusciamo a inaugurare questa mostra, la facciamo con il botto, perché avere due personaggi così importanti nel mondo del tennis come abbiamo avuto oggi qua a Cuneo non succede mai. Ne abbiamo approfittato perché fra poco faremo anche questo talk che è un po' il dialogo con i talenti, la nostra punta di diamante che abbiamo proprio iniziato qua al palazzetto insieme a Bocelli, poi proseguita con Pep Guardiola. Beh, io sono felice che quello che abbiamo detto e quello che ci eravamo impegnati di fare insieme a Sergio l'abbiamo fatto. Lui oggi mi sembra l'uomo più felice del mondo. Ancora una volta facciamo capire quanto la fondazione sia importante per il nostro territorio, quanto la fondazione sia un valore unico che il nostro territorio ha. Noi siamo la settima fondazione più grande a livello nazionale, abbiamo 2 miliardi di euro di capitale, ma siamo l'unica nel Piemonte che conta il 33% del valore delle fondazioni e che ha nel proprio settore di investimento lo sport. Noi abbiamo un consigliere sempre dello sport e dedichiamo veramente tante tante iniziative per lo sport. 2023 oltre 3 milioni di euro, penso che siano tanti per un territorio piccolo come il nostro, ma abbiamo anche tante società sportive, abbiamo anche tanti sport minori, abbiamo tanti volontari che lavorano giorno e notte per portare avanti i nostri giovani, che sono un po' il nostro futuro, che sono i nostri talenti e che con lo sport possono anche crescere in salute e anche crescendo e studiando, perché penso che sia importante, che lo vediamo oggi, chi è un grande sportivo è anche una grande persona.